Amici del Bar del Baseball, eccoci qui per la seconda parte da casa Costantini. L'ospite fisso Giorgio e il figlio Marco. Stavamo parlando dei playoff di ieri che il Padule. Padule ha giocato contro il Collicchio a Firenze? A Sesto A Sesto Fiorentino. Fiorentino. Se non ricordo male, il campo si trova accanto all'aeroporto o Io non so. no? Non lo so. Attaccato al campo di softball, però è un bel posticino, pure la società, sono bravissime persone. Dicevo del lanciatore del Sì, Parma. degli Yepes. Lui è Ha chiuso veramente il giro. bravo e niente da invidia ai lanciatori di Biele, soltanto che anche noi il Padule, io veramente non mi aspettavo così bene. Il lineup è veramente è duro, cioè abbiamo terzo, quarto e quinto che sono legni pesanti, c'è Pinto, c'è Santaniello che di vetro è stato sferico, praticamente ci ho segnato al bar qualche cassa di birra con lui perché mi ha salvato più di qualche volta. Abbiamo vinto due partite, mo settimana prossima Quindi, andiamo obiettivo dal gatto scudetto. scerato, per forza. Obiettivo scudetto. Il gatto scerrato che Stamattina. salutiamo, Gianluca, che per il bellissimo video che ha messo per l'iniziativa dello Stefano Setti. Saluto a tutti gli amici di Modena, Bollate, Imola e l'Athletics che hanno partecipato, hanno raccolto dei soldi Ciao per. Stefano, Sì, vabbè. sì, sì, sì. Un saluto a tutti quanti. E ricordo anche domani sera gli amici dello Stefano Sette saranno fuori le tribune vi stanno aspettando per le magliette. Il costo di 10 euro a cada uno a maglietta. E i soldi sono finalizzati per comprare due pulmini, uno per Anzio e uno Nettuno. per Nettuno. Ritorniamo alle partite di ieri, Marco. Tu cosa hai lanciato? Gara 1, gara 2? Io chiudo tutte e due. Ah, proprio così, scioltezza, braccio di Eh sì. gomma. C'ho esperienza Co a come mai riguardo. quest'anno non hai strappato in IBL e non ti ha cercato nessuno? Chiudiamola, meglio non è. Vabbè, ho capito. Sorvola. Va bene, va bene, va bene. Diciamo che le sirene erano migliori quelle Ah, toscane, dai. diciamo che ho lanciato ottavo e nono tutte e due. Com'è andata? Punti? Punti zero, mi Zero. sembra. Quindi il braccio c'è perché ricordo che avevi problemi, Ci ho mai tutto a avuto posto. problemi io. A posto. E allora le voci di corridoio. No, vabbè, i problemi che c'avevo io erano legati a 4-5 anni fa. Poi dopo, l'anno scorso giocavo tutto il campionato. Ho capito, ho capito. Va bene, allora noi facciamo un in bocca al lupo alla squadra di Marco, il Padule, e salutiamo, facciamo anche un in bocca al lupo la squadra di Collecchio, sta fuori con le sconfitte di ieri. No, praticamente sono nel girone da 6 squadre, Come funzionano? funziona, c'è tutto un girone di solo andata, poi Sì? le prime due che si classificano vanno a fare la fase finale con le altre prime due dell'altro girone. Ok, allora facciamo anche in bocca al lupo alla Certo, squadra certo. di Paolo, il nostro ospite che interviene. Salutiamo anche Leo Schianchi e Peppe Certo. Carelli. Tenetevi Peppe Carelli. pronti che a breve Ci risentiremo. saremo il nostro Certo. saremo il vostro tormento. Va bene amici, che noi diamo appuntamento a tutti voi tifosi del baseball, di Anzio, Nettuno, Roma, Latina. di accorrere domani sera numerosi sulle tribune dello Steno Borghese per assistere sicuramente a una bellissima partita di baseball. Domani, martedì Speriamo. sera, speriamo anche mercoledì, e A ritornare Bologna. sabato a Bologna. Un saluto e ci vediamo domani sera con le dirette dallo stadio. Ok.